Tutto il contrario di Silvia Borando, Mini Bombo 2020. Mo fuori borere, mo fuori borere, oh. Un contrario è quella cosa che se cambi punto di vista diventa un'altra cosa. Cangotto padolaie, mo fuori borere, oh. Cangotto padolaie. Detta così sembra una frase ingarbugliata, ma è proprio quello che succede nel nuovo libro di Silvia Borando, dove ci sono tanti animali in situazioni buffe che, cambiando punto di vista, cioè cambiando la situazione buffa, si trovano ad affrontare un contrario. Ed ecco decine di animali coloratissimi su uno sfondo ancora più colorato che, cambiando posizione, situazione o angolazione, spiegano perfettamente che cos'è un contrario. Una lucertola è più alta di un verme, ma se il verme si erge in tutta la sua altezza? Un coniglio può avere un grosso vantaggio se gareggia con una tartaruga, ma se il percorso fosse in discesa? Un serpente è dentro una gabbia, mentre un uccellino è rimasto fuori, ma se il serpente fosse fuori dalla gabbia e l'uccellino dentro il serpente? Questi sono solo alcuni esempi dei contrari che si possono trovare in questo libro coloratissimo e decisamente imprevedibile. Ovviamente non dovete aspettarvi il solito libro sui contrari. In queste pagine troverete situazioni buffe in grado di scatenare l'immaginazione e il divertimento. Con un pizzico di logica e tanta fantasia. Paga in partenza, come previsto, ma poco, paga poco. È partito bene, sembra anche molto disteso. È evidente che la batteria e la semifinale di ieri gli hanno dato consapevolezza che sta davanti al passaggio dei 50 metri, fatto accettabile, quasi prevedibile. Si sta ruotando in modo divino Domenico, 91, un passaggio preciso, non ha forzato più di tanto, la gara è piuttosto lenta, qua deve può salire, forte, qua, vai può Domenico. Tornare forte, Domenico è passato 28-91, deve andare a recuperare, Ed Moses è avanti ancora lui, cuffia bianca per Ed Moses, cuffia grigio chiara per Domenico che passa i prossimi 20 metri più importanti della sua carriera, lo sta battendo, è davanti Ed Moses, è un testa a testa tra l'americano e Domenico più avanti. Vai Domenico, è avanti, Domenico. È medaglia d'oro! Sì. È il primo oro della storia del nuoto in un'Olimpiade. Grande Domenico, record italiano, terza prestazione di tutti i tempi, ma soprattutto vittoria olimpica dove non era mai arrivato nessuno degli azzurri. E che gara, tre uomini sotto l'1-1. Orizzonti olimpici. Storie. Domenico Fioravanti. Alle Olimpiadi di Sydney 2000 la squadra italiana portò ben 361 atleti, 244 uomini e 117 donne. Sono tanti i risultati ottenuti da questo gruppo di sportivi che sono rimasti impressi nella memoria dei tifosi. La cerimonia d'apertura vide Carlton Myers portare il tricolore.
Olimpiadi ci regalano spesso delle storie da ricordare e raccontare, e quella di Domenico Fioravanti rientra certamente appieno nella categoria. Il nostro Domenico era già uno dei migliori nella sua specialità, la rana, dopo aver vinto due volte il titolo europeo, primo italiano ad ottenere questo risultato, ed essere rientrato nella top 3 mondiale, ma nella rassegna a 5 cerchi trovò l'apoteosi e l'apice della sua carriera. Sydney, la città che aveva già regalato tanti successi all'Italia, si colorò infatti per due volte d'azzurro. L'azzurro della velocità e della perfezione, perché lo stile di Fioravanti aveva ben pochi uguali nella rana di quel periodo. '17 settembre 2000, e questa la data che Domenico Fioravanti non potrà mai dimenticare, e con lui l'Italia del nuoto, dato che nessun atleta tricolore aveva mai vinto l'oro olimpico in vasca prima di lui. L'azzurro vince con il tempo di 1:00:46 dopo una gara dominata nella seconda metà, con una progressione che lo porta a superare tutti, dal recordman Sludnoff all'americano Moses. E confermare l'eccellente stato di forma mostrato nei turni precedenti. La perla della sua carriera, sfruttando al meglio i primi 50 metri d'attesa e studio, ed in realtà questa gara rappresentava solo l'inizio del progetto di Fioravanti, che puntava a ripetersi nei 200, la gara ritenuta più congeniale per le sue caratteristiche, ma che non gli aveva ancora portato risultati di rilievo in ambito mondiale ed europeo. Luca, una gara che sarà agonistica, una gara in cui tutto è possibile, davvero tutto. Si svilupperà nei secondi 100. Domenico teoricamente potrebbe forzare il passaggio, ma dubito che lo farà. Romulo deve fare la sua gara, non guardare gli altri, entrare col paraocchi e cercare di tornare a notare quel 2:12 e qualcosa che sa. Il più classico degli underdog, quindi. Ed ecco che il successo nella doppia distanza divenne ancora più leggendario dopo una gara tanto ragionata quanto spinta a mille. Vedremo. Romulo sta nuotando molto molto bene, così come ha fatto in batteria. Ieri in semifinale era più contratto. Fioravanti è spettacolare, come suo solito. La sua nuotata è più da duecentista, lui non ci ha mai creduto, e forse è arrivato in questa Olimpiade il momento di tentare il tutto per tutto per la magica doppia. Tutti sulla stessa linea, Domenico sta venendo fuori. Una sua bracciata equivale a una bracciata e mezza degli altri avversari, sta sfruttando al massimo lo scivolo, quindi trattiene energie e preserva mentre alla corsia 1 e alla 1. Anche in questo caso, diversamente da quanto fanno solitamente gli specialisti delle breve distanze quando si cimentano nei 200, la partenza di Domenico fu attendista, una tattica che lo portò all'oro finale con una prestazione a dir poco mostruosa. Domenico Fioravanti è avanti a tutti, un talento infinito, la sua nuotata è produttiva, è ancora lungo, bellissimo a vedersi, 1:37:35. Dopo 50 metri di studio, infatti, Fioravanti aprì il gas e iniziò a staccare tutti, per poi chiudere a braccia alzate e col tempo di 2:10:87, record europeo, diventando il secondo al mondo nella distanza. Domenico Fioravanti è lanciato verso il secondo oro, se non fosse lui diremmo che l'ha già vinto. Ma un'accelerazione incredibile, terzi. Guarda 50, adesso cosa fa? Viene fuori l'australiano, attento Domenico. E come se non bastasse il risultato cronometrico a rendere leggendaria la gara dell'italiano, c'è anche il distacco rifilato al secondo a rendere il tutto ancora più bello ed entusiasmante. Thank you.
quasi 2 secondi al sudafricano Perkin, che precede sul podio Rummolo, il secondo italiano nell'apoteosi tricolore. azzurridigloria.com. Nico Fioravanti con 2:10.87. Rummolo terzo. No, è Domenico. Sì, è preso. che gara incredibile, che gara incredibile. La doppietta sognata per tanto tempo e possiamo dirlo, siamo più contenti per Rummolo che per Fioravanti, sembra un paradosso, ma è così. Gianni Nagni è impazzito. Le due medaglie italiane non era mai successo, la doppietta di Fioravanti, la prima nella rana, e Rummolo incredibile sull'arrivo, si scrolla di dosso alla presenza dell'australiano Harrison. Orizzonti olimpici, storie. Paola Pezzo. In un paese così profondamente amante del calcio, spesso gli altri sport faticano a conquistare seguaci, ma le due ruote hanno sempre avuto un appeal particolare con gli italiani. Se nasci a Bosco Chiesanuova, sulle Prealpi alle spalle di Verona, sei probabilmente destinato agli sport invernali. Ed è proprio questa la prima esperienza agonistica di Paola Pezzo. Fino al 1988, quando già aveva 19 anni, si dedica con discreto successo allo sci di fondo. Coetanea e compaesana di Fulvio e Sabina Valbusa, nel 1986 arriva addirittura seconda agli assoluti nella 7,5 km dietro a una certa Stefania Belmondo. Dopo questo risultato però non sfonda e dal 1990 inizia a dedicarsi alle due ruote e nello specifico alla mountain bike. Un binomio, quello tra fondo e due ruote, che in Italia ha avuto diversi esponenti, tra i quali Maria Canin. Inizia subito a mietere successi in crescendo in uno sport ancora giovane. Nel 1992 è già campionessa italiana, vince il titolo mondiale nel 1993 e l'europeo l'anno dopo. La sorte le è favorevole perché il Comitato Internazionale Olimpico ammette la mountain bike a partire da Atlanta 1996. La giornata parte malissimo, cade al primo giro e poi un guasto tecnico la costringe addirittura ad affrontare una salita con la bici spalla. Tornata in sella, rimonta tutte le avversarie e va a vincere l'oro nonostante i 40 gradi e il 98% di umidità. Invece che sottolineare la sua straordinaria impresa sportiva, in molti sottolineeranno la sua scollatura per aver abbassato in gara la zip della tuta e lei giustamente si risentirà molto. La striscia vincente continua con altri due europei, 96 e 99, e il mondiale 1997.
ai giochi di Sydney 2000 difende vittoriosamente l'oro. Appagata, lascia le competizioni per dedicarsi al suo team e ai suoi negozi di mountain bike, ma la federazione la convince a tornare in sella per tentare il tris ad Atene. Dopo un giro e mezzo capisce che non è giornata a causa di un problema fisico e decide così di abbandonare. azzurridigloria.com. La Sidor e la Furtado, la francese Temporelli e la nostra Pezzo. Io propongo a Civoli, che seguirà questa corsa, di italianizzare Temporelli. Mi fa un po' ridere, chiamiamola Temporelli visto che è di chiara origine italiana. Ecco, portato dalla canadese Sidor, dalla francese Temporelli, dalla... anche uno spazio in questa gara che è veramente molto dura, ma è molto molto equilibrata. E Paola Pezzo ora in prima posizione, l'avevamo data tra le favorite, il nostro staff tecnico si era sbilanciato indicando in Paola Pezzo e Annabella Stropparo possibili pretendenti al podio che ha, ripeto, nella canadese Alison Sidor e nella statunitense Giuliana Furtado le due grandi favorite, ma le azzurre si stanno comportando molto bene. Spazio per colpi di scena. E vediamo che continua l'attacco, la progressione splendida della nostra azzurra. Ormai in posizione talmente arretrata che non può più preoccupare, non può più pensare soprattutto a una medaglia. Allora, mentre, la Pezzo continua ad aumentare, 1:05 il vantaggio di Paola Pezzo, quando ormai quanto manca? Dovrebbe mancare, credo, un giro alla conclusione, vero Mimmo? Sì, appena passano sul traguardo mancherà un giro alla conclusione. Queste tre mi sembrano rassegnate. Si è spostata clamorosamente la statunitense, rifiuta il cambio, rallentano ancora mentre continua inesorabile l'attacco di Paola Pezzo. Bravissima, veramente incredibile la corsa di campagna, ma è soprattutto una gara. Devo dire che l'unico che ha avuto il coraggio, eppure faccio spessissimo le corna, l'unico che ha avuto il coraggio di dire subito la Pezzo sta dominando, come quando io insieme a Cicoli ha annunciato l'arrivo di Paola Pezzo. Tutti gli occhi, è arrivata già la staffetta che precede i corridori, si è fermata a una quindicina di metri dal traguardo, solamente aspettando Paola Pezzo, veronese, medaglia d'oro di questa prima edizione a mountain bike, medaglia d'oro femminile di questo esordio olimpico della mountain bike. Tanti applausi da parte del pubblico. Un dominio, può voltarsi, gesti che vi avevo detto prima. Sentiamo subito la dichiarazione di Paola Pezzo. Tutti quelli che mi hanno seguito da casa, i genitori, Signor Remo, Macchioni, il mio assegnatore, ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me. Com'è? Eddie! Luis Sepúlveda, la frontiera scomparsa. Il nostro congedo, vecchio, inizia in quel luogo che mi è sempre sembrato la fine del mondo
e che in qualche modo lo era, almeno per il treno. In fondo ai binari, interrotti senza preavviso, si innalzava una barriera di traversine imbrattate di grasso e di olio bruciato. Quella barriera serviva da sostegno ai vecchi gabbiani dallo sguardo impassibile, che non si lasciavano importunare dalla confusione dei viaggiatori. E alimentavano la loro vecchiaia color cenere con i resti che lasciavano loro gli uomini delle pulizie del vagone ristorante, riflettendo, così amavo credere, su tutto ciò che avevano visto. Non sono mai stato sicuro che i gabbiani pensassero realmente, ma io lo facevo in voli brevi e disordinati. Immaginavo catastrofi a lieto fine. Mi bastava chiudere gli occhi per vedere il convoglio che tirava dritto, travolgendo la barriera di traversine fra gemiti di legni vecchi e di perni ossidati. Allora, senza che i passeggeri se ne accorgessero, il treno precipitava in mare. Sprofondava come un animale fiacco e distratto, per continuare il viaggio attraverso i fosforescenti paesaggi sottomarini. Io ero uno dei tanti passeggeri di quel treno navigante e, affacciato dal finestrino, cercavo di identificare le bandiere dei galeoni affondati. A quel tempo sapevo poco del mondo e non volevo saperne di più. Mi bastava sapere che oltre la barriera di traversine si apriva il canale di Chacao, che più in là c'era Chiloé, l'arcipelago, le centinaia di isole, di passi, di canali bordati da scogli taglienti. E altre isole, e altre ancora, che si allungavano in spruzzi verdi sul mare fino ai confini del pianeta. Fin dove vivevano gli autentici grandi navigatori e narratori di storie come Francisco Coloane. Sapevo anche che a sud-est si estendeva il continente, tagliato da basse cordigliere, da ghiacciai, da fiordi che aprivano chilometriche cicatrici d'acqua, sulla quale nei duri inverni patagonici navigavano vascelli fantasma e lastroni di ghiaccio con indios intrappolati dall'abbraccio polare. Era poco quello che sapevo, vecchio. Ma sognavo il mondo che si apriva oltre la barriera che tagliava i binari. Luis Sepúlveda da La frontiera scomparsa. Ugo Guanda Editore. Traduzione Ilide Carmignani. Wisława Szymborska, La vita. La vita è il solo modo per coprirsi di foglie, prendere fiato sulla sabbia, sollevarsi sulle ali. Thank you.
essere un cane o accarezzarlo sul suo pelo caldo, distinguere il dolore da tutto ciò che dolore non è, stare dentro gli eventi, dileguarsi nelle vedute, cercare il più piccolo errore. Un'occasione eccezionale per ricordare per un attimo di che si è parlato a luce spenta e almeno per una volta inciampare in una pietra, bagnarsi in qualche pioggia, perdere le chiavi tra l'erba. E seguire con gli occhi una scintilla nel vento e persistere nel non sapere qualcosa di importante. Wisława Szymborska. Orizzonti olimpici, storie. Carmine e Giuseppe Abbagnale. Los Angeles 1984. Forti dei due titoli mondiali già archiviati in bacheca, Carmine e Giuseppe Abbagnale si presentano negli Stati Uniti con i favori dei pronostici, confermando quanto di buono messo in mostra nelle acque di tutto il mondo nei mesi e anni precedenti. In California nacque il mito dei fratelli Abbagnale, una leggenda costruita con quel primo oro nella gara del 2 con, cementata 4 anni dopo a Seul e negli anni a seguire. Dotati di una fisicità straripante, Carmine e Giuseppe si distinguevano anche per la feroce determinazione, per la tecnica sopraffina, ma soprattutto per il naturale affiatamento, che non fu scalfito minimamente dalla presenza del fido e inseparabile timoniere Giuseppe Di Capua. I fratelloni di Castellammare di Stabia riuscirono infatti nell'impresa di vincere l'oro olimpico, dominando una gara mai messa in discussione dallo strapotere dei campionissimi azzurri. Un dominio incontrastato, a cui si dovettero piegare i coraggiosi rumeni, unici superstiti del boicottaggio di tutti gli stati dell'ex Unione Sovietica, staccati però di quasi 6 secondi. Destino analogo agli atleti statunitensi, che nonostante il calore del pubblico amico, chiusero con un dignitoso terzo posto, a circa 7 secondi dai due campionissimi italiani. La prima pagina olimpica griffata dall'inseparabile coppia, che negli anni a seguire scrisse pagine indelebili per lo sport italiano. Proprio le Olimpiadi del 1984 furono il primo mattoncino posato da Carmine e Giuseppe, che, come detto, riuscirono a conquistare molte altre medaglie nella loro lunga ed inimitabile carriera. Yeah.
California però i due campioni di Castellammare di Stabia lanciarono un messaggio importante a tutti gli sportivi italiani. Letteralmente innamorati dalla grinta, dalla dedizione e dall'enorme cuore dei due fratelli. Ricordo un tuo arrivo, una vittoria, un pugno nell'acqua che è saltata su un'onda proprio. Cioè... A Seul, sì. A Seul. Sì, si piange anche? Si piange, io mi succede spesso perché sono un tipo abbastanza emotivo. Ma si piange anche perché uno sa cosa c'è dietro una vittoria, sa quando ha lavorato e sa come ha lavorato, quindi anche quell'urlo era una liberazione, era uno scarico forte di tutte le tensioni che si erano accumulate durante tutto l'anno, perché si aspettava questa Olimpiade, si aspettava questa sfida con i due inglesi, quindi c'era veramente la voglia, la rabbia di riuscire a portare a termine questa vittoria. Bagnale con Peppino di Capua, lo sport vissuto senza esagerazioni, ma con tanto, tanto, tanto senso del dovere e della fatica. Grazie. Grazie a te per l'invito.